I paesaggi e i luoghi affascinanti della provincia di Pesaro Urbino saranno raccontati in un volume tascabile dalla prestigiosa guida di viaggio Lonely Planet, casa editrice australiana che diffonde indicazioni turistiche in tutto il mondo. Venerdì pomeriggio, nella sala della prefettura di Pesaro, è stata presentata la prima vera guida per i turisti che arriveranno nel territorio provinciale, in grado di accoglierli e accompagnarli alla scoperta delle bellezze paesaggistiche. È la spiaggia di Fiorenzuola di Focara a fare da copertina al volume, come a simboleggiare l'incontro tra il verde della collina e il blu della costa adriatica, due elementi caratteristici della superficie provinciale. Il volume prodotto da Lonely Planet è stato pensato per una breve vacanza per quei viaggiatori che decidono di spendere qualche giorno nel visitare il territorio, ma la forma poiché della guida è stata ideata anche per gli abitanti di quel posto, concedendogli la possibilità di capire cosa gli altri vedono di loro. Dal Covid in avanti gli italiani hanno imparato a visitare luoghi non solo distanti ma anche molto vicini a casa e in più a fare vacanze anche più brevi rispetto a quelle diciamo tradizionali. Beh, la città di Pesaro in questo momento è poi sotto gli occhi di tutti, si respira una nuova energia, una certa voglia di fare che porta a mettere al centro questa destinazione e quindi è un luogo allo stesso tempo dove venire a fare una visita per scoprire le tante bellezze di cui è ricca e allo stesso tempo per fare base e andare alla scoperta di luoghi come il Monte San Bartolo che a me personalmente ha sorpreso in maniera clamorosa, così come qui in città la sonosfera è probabilmente la cosa più sorprendente che consiglio un po' a tutti di visitare. Io credo molto che le città non debbano essere soltanto belle, ma debbano avere qualche cosa da offrire, debbano mostrare il proprio dinamismo. È quello che Pesaro sta cercando di fare e speriamo da qui al 2024 di essere compagni in questa bellissima esperienza. Siamo partiti con le ricerche proprio da Pesaro e poi ci siamo estesi all'intera provincia, quindi siamo arrivati a Fano, siamo stati nel Montefeltro, abbiamo girato in lungo e largo anche per il San Bartolo che ha riservato tantissime sorprese con le sue spiagge, le sue ville storiche, è un territorio che offre tantissimo. Soprattutto a chi ama il contatto con la natura. Abbiamo ovviamente fatto tappa a Gradara, ad Acqualagna, alla Gola del Furlo, a Cagli, in tantissime cittadine di questa provincia ricchissima che offre tanti spunti ai viaggiatori contemporanei. Ognuno di noi è andato in vacanza almeno una volta con la guida Lonely Planet. Ogni volta che ho preso in mano quella guida ho sperato che ci potesse essere una guida sulla nostra terra. E oggi è arrivato quel giorno, questo per noi è molto importante perché qualifica la nostra terra, qualifica Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino e la Riviera del San Bartolo e quindi davvero siamo molto contenti. È un'estate straordinaria nella quale siamo partiti nel miglior modo possibile verso la capitale della cultura. Sappiamo che sarà un lavoro che durerà 2 anni e mezzo, abbiamo definito un crescendo rossiniano e quindi settimana per settimana dovremo rafforzare la nostra comunicazione, i nostri progetti e anche la nostra capacità di costruire intorno alla cultura sempre più il nostro sviluppo e il nostro futuro.